Uomini e donne, gravi accuse contro Gemma Galgani, vuole i donnaioli. Il programma Uomini e donne è andato ufficialmente in vacanza. Le registrazioni e le puntate sono state, infatti, sospese per tutto il periodo natalizio e torneranno lunedì 7 gennaio con il consueto appuntamento con il Trono Over. I protagonisti del talk show, tuttavia, non smettono di far parlare di sé. Barbara De Santi, esponente del parterre femminile, è stata intervistata dalla rivista Uomini e Donne Magazine ed ha iniziato a sparare a zero contro Gemma Galgani. Scopriamo insieme di cosa l'ha accusata. Uomini e donne, Gemma Galgani nel mirino del gossip. Gemma Galgani è, certamente, uno tra i personaggi più controversi del Trono Over di Uomini e donne. La dama torinese è sempre nel mirino del gossip a causa dei suoi comportamenti con gli uomini. Tina Cipollari, ad esempio, l'accusa di essere interessata solo al loro aspetto fisico e poco alla personalità. Ormai, noti sono diventati i simpatici siparietti di cui si rendono protagoniste le due dame nel corso delle puntate. Barbara De Santi velenosa contro Gemma Galgani. Ad ogni modo, Tina non è l'unica a detestare la Galgani, anche Barbara De Santi ci è andata giù abbastanza pesante. La protagonista dell'intervista ha confessato di reputare Gemma una donna estremamente furba che riesce a portare avanti non relazioni da settembre fino a maggio. La De Santi è poi passata in rassegna ai suoi corteggiatori. Di Rocco non ha avuto pensieri positivi, anzi, lo reputa una persona estremamente volgare e inopportuna che piace alla Galgani solo per il suo aspetto fisico. A lui, invece, Gemma sembra proprio non piacere ma si sforza a tutti i costi di farsela andare a genio, è un bravissimo attore. Per quanto riguarda Paolo, le considerazioni sono state molto più garbate, ha detto di reputarlo una persona molto gentile e a modo. Un uomo così non ricapiterà a Gemma la quale, inoltre, pare interessata solo ai belli imbusti, ai donnaioli prepotenti. Cosa penserà Gemma di tutto questo? Attendiamo una sua risposta.